Buongiorno, oggi siamo ai Campi Diomedei con un gruppo di cittadini. Abbiamo finalmente fatto visita a questo parco, ha rappresentato l'idea più bella, l'innovazione che abbiamo avuto in un periodo abbastanza difficile con il commissariamento. Però oggi sorge spontaneo, no Paolo, come valorizzare questo spazio? Bisogna valorizzarlo con l'inserimento di una struttura che porti lavoro, porti anche turismo. Quindi, visto anche il luogo, il richiamo storico, quindi le Diomedee, Diomede, si era pensato come idea un cavallo di Troia con una torre alta 30 metri, un contenitore sotto che potrebbe contenere un caffè letterario, una mostre, sala convegni, mostre permanenti, mostre, insomma. E quindi un qualcosa che attragga veramente e dia veramente un valore a questo parco. E poi semmai su una visuale, perché qui siamo al centro, no, della nostra provincia. Da un lato vediamo i Monti Dauni e dall'altro possiamo scorgere il Gargano. Quindi l'Adriatico, quindi il Mediterraneo, quindi la storia. Quindi portare, guardare al futuro con l'innovazione, ma tenendo presente che le nostre radici sono ancorate in un passato da tutto da riscoprire. Una città attrattiva, finalmente, un parco da vivere. Questa è la nostra idea per i Campi Diomedei.